Forza, torniamo da Grace e andiamo a salvarla. Abbiamo una borsa frigo utopia che è chiusa. Vai bombape, prendila. Tanto qua non mi puoi raggiungere, sono troppo in alto per te, mi dispiace. Che bello che le api comunque disturbano anche le variazioni dei nemici. Apine, attaccate. Ecco qua. Non lo so comunque sull'autofagia, cioè al terzo livello è sicuramente utile, però cavolo, ci rende anche meno performanti su certi punti di vista. Ma levati tu. E niente, il fuoco è scoppiato lo stesso. E addio alla gambina di quello gigante. Wow, doppio colpo. Che è? Cos'è? Lamento. Attacca. Ma lo posso uccidere o devo solo fare attenzione? No, lui! Meno male che l'abbiamo ucciso prima di trasformarsi. Allora, purtroppo non sono sicuro, ripeto, di questa abilità. Perché mutilare ci aumenta, sì, la furia, però venire colpiti ce l'abbassa. D'altro canto, potrei mettere questo con l'indicatore anche solo a metà. Mentre questo, uccidendo, stiamo tranquilli e con questo colpendoli. Però, quanto si abbassa velocemente? Cioè, io adesso non sto facendo nulla. Questo quindi si abbassa piano piano, giusto? Sì, sì, sì. Lentamente, ma si abbassa. Quindi, scusami un attimo, adesso... colpendolo, ritorno a me stesso. Venire colpiti non mi abbassa la furia. Ma se io ce l'ho carica, mi si abbassa? Bravo scemo, buttati di sotto. Mi spiace, evitato. Ok, se è piena non si abbassa. Il che, a parere mio, la rende molto più utile. Almeno, non sembra si stia abbassando. Oh cacchio. Meno male che è esploso da solo. Andata l'urlatrice. Oh, di nuovo tu, maledizione. Chi è? Ancora, ma porca miseria, non si può mai stare tranquilli sto gioco. No, ancora la tizia con la frusta, che appena mi sono girato è scomparsa. Ma, scusami. Come siete entrati voi? Ecco fatto, prima ancora che ti potessi avvicinare. Povera Grace. Grace? È chiusa, dobbiamo andare dall'altra parte. Ecco qua. Stupida scema. Ancora. Ma levati. Chi credi di essere più veloce? Di me? Fai piazza pulita. Chi è rimasto? Dai, vuoi fare... tanto... il gradasso, ma sei senza una gamba. Rice. Rice. It's me, Jacob. Tutto a posto? Speriamo non si sia trasformata. Come on, darling. You're scaring me. Tutto a posto? Grace. Are you okay? Non sembra, I can't think. I am not crazy. No, non lo sei, c'è un ritmo tutto strano. I know places. Safe places. No! It has to stay here. It's in me. You're pickling your brain. But I ain't leaving. It's you. Posso andarmene ogni tanto, diciamo. It's too loud. I can't stand it. Lo so. Put your feet up. Rollatene una grande. Sì, vai tranquilla, ci penso io. Ci penso io, non ti preoccupare. Esplosione prorompente. Cos'è? Tieni il ritmo. Con le gambe, con le mani, tieni il tempo. Vai avanti fino a domani. Esplosione prorompente. Ok, in modalità furia, per innescare una violenta esplosione che scatena via gli zombie normali al prezzo di una parte iniziale. Sì, ma no. Scopri da dove arriva il ritmo. Scopri da dove arriva il ritmo. Ci sono due punti, quindi, ora. Di nuovo nella zona indie e utopia. Vabbè, iniziamo dalla zona indie, allora. I'm missing something here. Mi manca un pezzo. What doesn't turn, it haunts, it taunts, it plays with us. Beh, sì, il problema è che comunque questa roba... Oh,
quanti cavolo di macellaci sono in giro. Il problema è che comunque questa roba è reale. Cioè, nel senso... Sì, ci sto andando, pensa un po'. Oh. Ci arrivo, non ti preoccupare. E rieccoci alla zona indie. Metti a tacere il ritmo. A parte cos'è successo qua? Ah, è partita un'altra cassa. You hear me? I won't let you get inside us. Oh, che palle, ma vai via, bavoso. Allora, dammi un attimo. Chi è che va a spingere? Ma scusami. Io stavo puntando da tutt'altra parte. Ti levi? Ok, no, devo distruggerle al solito modo. Zombie vicina, tanta energia e kaboom. Fai piazza pulita, ci penso io. Comunque no, il drago di Giada purtroppo non è tanto performante dal punto di vista del tagliare le zampine. Il ritmo è arrivato da Utopia. Oh, ma smettila, ti ho sparato prima che ti trasformassi. Che bugia. Ecco qua. Ormai sti qua gigantoni non sono neanche più un problema. Ma ancora tu, ma che palle, madonna mia. Due sono addirittura. Mamma mia. Ma te ne vuoi andare? Metti a tacere il ritmo. Per fortuna che l'avevo già viste le casse qui l'altra volta. Kaboom. Cos'è stato? Ho sentito un rumore qua di lato. Porca troia, che esagerazione. Beccati questo. Aia, che male. Ah, per fortuna. E addio al gigantone. Kaboom. Ah, che bello. No, no, il drago di Giada purtroppo è diventato non molto promettente con la nuova build. Kaboom. Meglio levarsi. Troppi esplosivi. Togong. Madonna mia, che colpo. Andati? Chi è rimasto? Chi è ancora vivo, tra virgolette? Ah, tu. Addio la tifa. Qualcun altro? Sì, tu, ma ti sei... Vi siete avvicinati dopo, siete una bugia voi due. Addio al tizio che sta per esplodere. È ancora vivo. Oh, ma vi state avvicinando dopo, questa è una bugia, eh. Basta avvicinarvi. Oh. Bartiki. Ok. Ci vado. Il Bar Sinamoi. Ma dai, è una citazione al primo gioco. Come quasi tutto. Il Bar Tiki si trova dietro questo muro. Ancora, ma basta. Che palle. Era bello all'inizio quando vi vedevo una volta ogni tanto. Questa zona serve per farti trovare tutti quanti i nemici. Tutti quanti, tutti in una zona sola. Tutti tranne quello con le api. Eccolo qua il bar. Dobbiamo entrare da questa parte. Da questa porta? Sì, perfetto. Il Sinamoi. Ancora tu, basta. Mamma mia, lo schifo. Esplodi? Eccolo. Ok, gridi inquietanti. Metti a tacere il ritmo al Sinamoi. Forza allora, belli. Il lamento no, però. Questo mi sa che è immune. Il lamento mi sa che è intoccabile, vero? Ma non i suoi piccoli sgheri. I piccoli sgheri valgono. Dove sei? Che c'è qua dentro? Vedevo qualcosa, però ho trovato un progetto vantaggio disarmante.
Forza. Chi altro c'è? Ecco qua. Così teniamo carica un po' la nostra furia. Merda. Ecco qua. E uno è andato. Belli, beccatevi questa. E addio la tipa. Dai, forza, avvicinatevi. È stato facile. Oh, scusami. Levati, per favore. Madonna mia. Sta esplodendo tutto, sta esplodendo tutto. Uff. Ecco qua. Yo, Grace, you feel that? I've shut that big bag of shit down. Non proprio. Jolly good. Jolly fucking good. See you in five. Non penso sia finita così facilmente, fra. Che palle sempre tu, madonna mia. Ecco fatto. Migliore arma che possiedo, in assoluto. Ecco, tu sei l'unico contro cui quella mitraglietta non funziona. Però per fortuna questo. Becca di questo, kaboom. È stato facile così. No, 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 lui no. Per fortuna che sono dietro il muro, non mi potete fare niente, faccia di serpente. E anzi, posso anche colpirti da qua dentro, pensa un po' che culo. Grace, tutto a posto? Ok, Grace, è ora di andarsi da sto posto. The returning hero. Boo, you're hired. Thought we'd lost you there. Duh. I'm fine. Of course you are. Come on, time to skedaddle. Shit's about to go ballistic. No. That music ghost woman. She's gonna listen to the beat. Translate its message. Its message? Its message is die, everyone die. What the fuck are you doing? Usarlo per qualcos'altro. She ain't normal. We have to hear it. I have heard it. Get out. Grace, please. Get out. Fuck off. If it's part of you, then get the fuck away from me. I knew there was something wrong with you. Certo. At some point you realize I'm on your side. Adesso però te la prendi con me, Addio. Tieni il ritmo. Vabbè, ti pareva che ogni tanto la gente svalvola. Hey, I need you to do something for me. Cadenza, I'm kind of busy. Dimmi pure però. We've recombined the beat. I just need you to go to the OSK store on Ocean Avenue and talk to Constantine. He has the file. Okay. Can't you just, I don't know, brink the file or? I hit an obstacle, so I'm adapting. Do this and we can finally get our answers. Ok, ci vado subito. Answers? These better be final answers. Not answers that just lead to more fucking questions. Ok, fine. Oi, questo progetto? Vantaggio bandoliera.